È in studio con noi Carlo Bendoricchio, direttore del Consorzio Acque Risorgive. Parliamo della mappa dei punti critici del nostro territorio in caso di acque abbondanti, di bombe d'acqua o comunque in caso di allagamenti. Allora, la volta scorsa abbiamo parlato delle fognature, abbiamo detto che Favaro per esempio è in zona a rischio. I canali, quali sono le zone più a rischio dove i canali potrebbero davvero creare danni? I canali in generale, un po' tutto il territorio ha delle criticità può avere delle criticità in presenza di bombe d'acqua per allagamenti da canali. Questo dipende essenzialmente dal fatto che il territorio si è sviluppato dal dopoguerra a oggi molto rapidamente, mentre la rete di bonifica che viene gestita tramite processi di opere pubbliche non ha saputo tenere il passo delle opere private. E negli anni scorsi abbiamo avuto esondazioni, ma anche in quest'estate lungo il graticolato romano, per esempio, dove si è sviluppato molto il territorio e la rete idrografica è rimasta pressoché la stessa. E poi altre zone? Altre zone sono attorno all'internet di Mestre, può essere verso Scorzè, verso Martellago, ci sono una serie di zone dove quelle più ci avviciniamo ai centri urbani, più questo è probabile. Quindi anche la zona del Roviego, per esempio, sì, la zona Roviego, del Ristorto. Roviego in prossimità della tangenziale di Mestre, negli anni scorsi ha evidenziato l'insufficienza della sezione del canale. E anche la zona del Rio Storto? Anche la zona del Rio Storto. Abbiamo potenziato l'impianto idrovoro, quindi qualche buon risultato sì. Quindi questa è una bella notizia. Sì, per risolvere questi interventi bisogna o aumentare, eliminare diciamo, i restringimenti delle sezioni che possono essere ponti, ponticelli, cose di questo tipo, o creare bacini di laminazione, che sarebbe la cosa più efficace. Quindi sapete cosa fare, ma non avete i fondi per intervenire. Le opere idrauliche costano molto e c'è bisogno di molte opere sul territorio. Quindi insomma bisogna incrociare le dita e sperare che non accada nulla. Anche questo. Anche questo. Grazie. Rimanete con noi perché abbiamo altri punti critici da indicarvi.